Ci alziamo in piedi per accogliere i sacerdoti celebranti il canto all'ingresso Te lodiamo Trinità. Te lodiamo Trinità, nostro Dio t'adoriamo, Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Obbediamo con gioia all'invito della Madonna qui a Fatima a contemplare il suo cuore immacolato in questo primo sabato del mese. E per celebrare l'Eucaristia, ancora una volta ci riconosciamo peccatori innanzi a Dio e invochiamo con fiducia la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. È mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Signore Dio nostro, che nel cuore immacolato di Maria hai posto la dimora del Verbo e il Tempio dello Spirito Santo. Donaci un cuore puro e docile, perché sulla via dei tuoi comandamenti impariamo ad amarti sopra ogni cosa, sempre attenti alle necessità dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Giuditta. In quei giorni tutto il popolo era oltremodo fuori di sé e tutti si chinarono ad adorare Dio esclamando in coro: benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in questo giorno i nemici del tuo popolo. Ozia a sua volta le disse: benedetta sei tu, figlia davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra. E benedetto il Signore che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che ricorderanno sempre la potenza di Dio. Dio faccia riuscire questa impresa a tua perenne esaltazione, ricolmandoti di beni, il riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra stirpe e hai sollevato il nostro abbattimento comportandoti rettamente davanti al nostro Dio. E tutto il popolo esclamò: Amen, Amen. Appena furono entrati in casa sua, tutti insieme le rivolsero parole di benedizione ed esclamarono al suo indirizzo: tu sei la gloria di Gerusalemme,
tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente. Parola di Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. E santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stendi su quello che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Alleluia! 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 Te beata, o Vergine Maria, che hai portato in grembo il Figlio dell'Eterno Padre. Alleluia! 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Dopo tre giorni, i genitori trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Maria serbava tutte queste cose nel suo cuore. Quali sono tutte queste cose? Noi ci mettiamo di fronte all'esperienza di Maria, una ragazzina chiamata ad essere madre del Figlio di Dio, del Potente, dell'Altissimo, costretta poi a partorirlo nel massimo della precarietà. Questa mamma che vede arrivare nel luogo del parto, in questa mangiatoia dove ha posto il suo figlio, pastori e re. E si mette di fronte a tutto quello che accade intorno a lei. Questo episodio è un episodio che immagino per un genitore, voglio dire, no, possa creare agitazione, ansia, ritrovarsi più proprio figlio e poi scoprire che sta lì a dibattere con grandi luminari, con i dottori del... Lei guarda tutto, considera tutto. E poi trovarsi questo figlio
immerso invece in una quotidianità che sembra non dare nulla di speciale, in questo clima di Nazareth, che è il clima invece della ferialità, dove non sembra avvenire più nulla di speciale. A Nazareth non arrivano i pastori, non arrivano i magi, non arriva nessuno. Maria serba tutte queste cose nel cuore. Maria osserva, mette insieme tutti questi pezzi, tutti questi frammenti e cerca di coglierne il senso, dove la provvidenza sta guidando il cammino di questa sua famiglia. Io credo che conservare nel cuore significhi imparare a fare proprio questo. Anche la nostra vita è costellata di eventi, di situazioni, alcune volte contraddittorie tra di loro. La vita delle nostre famiglie, la nostra vita personale, è fatta di gioie, dolori, salute, malattie, speranze, delusioni, gioie, tristezze. E noi abbiamo bisogno di coglierne il senso. Ecco, forse se c'è una cosa che temiamo nella nostra vita è che possiamo essere in balia degli eventi, no? Se gira bene, gira bene, se gira male, gira male. Maria invece ci aiuta a conservare tutto nel cuore, ancora prima che nella testa. Perché nel cuore Maria sa di potersi fidare di Dio e guardare alla nostra vita con amore, con fiducia, è veramente una sapienza. Il Signore guida le sorti della nostra vita, il cammino della nostra umanità, nulla sfugge alle mani di Dio. Ma noi abbiamo bisogno di coglierne il senso, abbiamo bisogno di intravedere con una trama, no, che si svolge anche attraverso alcune volte episodi che non capiamo, situazioni che non capiamo o che alcune volte non vorremmo. E poi ci sono anche i nostri errori, i nostri peccati, anche questo in qualche modo, come dire, entra, no, nel cammino della nostra vita, nella nostra storia personale. Ebbene, Dio guida dritto, però noi dobbiamo osservare nel cuore, cioè dobbiamo essere capaci di trattenere tutto e rileggerlo alla luce di una provvidenza che ci porta ad una salvezza. Per questo poi Maria sarà quella che rimane fin sotto la croce, fin sotto l'evento che meno è comprensibile, no? La morte del giusto, del proprio figlio giusto. Chi è capace di fare una cosa del genere e non ribellarsi, non scappare, non lamentarsi, non urlare, se non una che ha imparato a conservare nel cuore tutte queste cose e a dire che poi in fondo il cammino nostro è un cammino benedetto sempre e comunque perché rientra nella grande provvidenza del Padre. Allora chiediamo anche noi di poter discernere nel cuore, ecco, che Maria ci insegni questo, lei che ha saputo fare questo discernimento anche in forza, come dire, del suo essere immacolata, sicuramente, di non avere macchie che potessero oscurare questo sguardo di fede. Però noi siamo qui anche perché Maria può donarci questo stesso sguardo, se glielo chiediamo, se lo vogliamo, se lo desideriamo. Che Maria ci doni questo in questi giorni qui a Fatima.
Innalziamo la nostra preghiera a Dio, fonte della sapienza, che rivela i suoi misteri ai piccoli, interponendo l'intercessione di Maria, umile figlia di Sion. Diciamo, donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Ti preghiamo, Signore, per i pastori del tuo popolo, perché fedeli dispensatori della parola di verità e non si compromettano mai con la mentalità del mondo. Preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Ti preghiamo per i più poveri e i sofferenti, perché sperimentando il mistero della croce sentano la consolante presenza di Maria, madre di pietà. Preghiamo. Dona, Padre, la sapienza del cuore. Ti preghiamo per le famiglie, perché custodiscano integro il senso cristiano della vita e risolvano nella carità i problemi del rapporto tra le diverse generazioni. Preghiamo. Donaci, Padre, la sapienza del cuore. Ti preghiamo per i giovani, perché cerchino la verità con cuore libero e puro, accettando fatiche e sacrifici per seguire la via stretta del Vangelo. Preghiamo. Donaci, Padre, la sapienza del cuore. Accogli, Padre, le nostre suppliche, donaci la luce del tuo Spirito, perché sull'esempio della Vergine Maria sappiamo magnificare il tuo nome con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Fratelli e sorelle, perché portando su quest'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire un sacrificio veramente gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Padre, i doni che ti presentiamo nel ricordo della Vergine Maria e fa che sul suo esempio custodiamo e meditiamo sempre nel cuore i tesori di grazia del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu hai dato alla Beata Vergine Maria un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del tuo volere, un cuore nuovo e mite, in cui hai scolpito la legge della nuova alleanza, un cuore semplice e puro, che ha meritato di accogliere il tuo Figlio e di godere la visione del tuo volto, un cuore forte e vigilante,
che ha sostenuto intrepido la spada del dolore e ha atteso con fede l'alba della resurrezione. E noi, con tutti gli angeli e i santi, proclamiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, Regina del Rosario, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Giacinta, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre. Il testo precisamente dice essere nelle cose del Padre, proprio immergersi nella volontà del Padre. Ecco, dal cuore immacolato di Maria impariamo a fare la volontà del Padre, essendo nelle sue cose. Con fiducia dunque diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola e io sarò salvato. Col tuo amore, tutta luce.
questa terra. Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te nella tua casa, dove vivremo insieme a te tutta l'eternità. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. No, la morte non può farci paura, tu sei rimasto con noi. E chi vive in te vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Preghiamo. O Padre, che nel ricordo della gloriosa Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio, ci hai reso partecipi della tua redenzione, fa che sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente il mistero della salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione finale su di noi, Don Marco, che presiede questa Eucaristia, benedice gli oggetti religiosi che portate. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi, affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Celebrare il primo sabato del mese è uno degli elementi fondamentali del messaggio di Fatima. Noi abbiamo la grazia di trovarci qui, in questo luogo dove la Vergine è apparsa, e ora innalziamo al suo cuore immacolato una preghiera di consacrazione. La recitiamo noi sacerdoti a nome vostro. Salve, Madre del Signore,
Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male. Profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato, sì il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificato il Signore con la vostra vita, andate in pace. Il 13 maggio apparve Maria al tre pastorelli in cova di via. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. In mano rosario portava Maria, che abita i fedeli del cielo la via. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Madonna di Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Thank you.